Puntata dedicata a Mario Lavezzi. Ciao Mario. Ciao Alberto, come va? Bene. Questa volta non mi sentivo. Che hai? Beh, il mio il cappello di storia di musica, questo è proprio dedicato. Senti, questa volta non ci sentiamo per tutte le cose della SIAE, perché noi ci sentiamo sempre la SIAE, come va la SIAE. Esatto. E siamo collegati con te perché, insomma, raccontiamo un po' la tua bella storia nella musica, che certamente non è ancora finita, perché io ti vedo sempre molto attivo, hai iniziative, cose eccetera. Però cominciamo un po' dagli esordi. Dagli esordi. I tuoi esordi, se non sbaglio, sono precedenti all'ingresso dei Camaleonti, che poi ci spiegherai come è avvenuto. Tu, insomma, intanto sei un autodidatta, no? Chitarra alla mano te la sei imparata da solo, hai fatto qualche lezione? Sì, da solo, vicino a dove abitavi tu, Piazza Napoli, no? Io ho conosciuto in Piazza Napoli. Io a Piazza Napoli mi trovavo con Bruno Longhi, cronista sportivo, Tonino Crepezzi, che purtroppo ci ha lasciato, il componente di Camaleonti, lui è entrato prima di me dei Camaleonti. Poi c'era Mimmo Seccia e Gianfranco Longo, che sono diventati poi due elementi del ragazzo della via Gluck. Peraltro, Gianfranco Longo è stato anche praticamente un fonico dei ricordi, no? Della CGD, ti ricordi? Senti, ma tu quanti anni avevi all'epoca, quando tu frequentavi? Io avevo 16 anni. Quanto? 16? 15-16 anni. Un bambino. Ci trovavamo lì, tutti quanti eravamo della zona, uno abitava in via Siciliani, l'altro in via Giambellino, l'altro in via La Misurata e io in piazza Napoli. Senti, ma che scuole facevi allora? La ragioneria, ero proiettato nella ragioneria, ma non me ne fregava niente. Cioè, nel senso perché che tu sai che le mamme di allora, anche la mia, cioè, trovati un bel lavoro in banca, perché la banca sembrava, cioè, perché la banca era la sicurezza, 80.000 lire al mese ed eri contento di fare. Sì, il posto fisso. Beh, no, allora infatti, c'era il posto fisso, era una loro avevano mandato anche al collegio arcivescovile di Saronno, dove io non sono scappato io, ma ho fatto scappare due miei compagni. Ah, ecco. E allora mi hanno buttato fuori. Senti, vabbè, allora hai avuto questa prima esperienza musicale, insomma, la passione della musica è scoppiata lì. Certo, certo. Dovuto, dov'è che c'è stato già uno scatto professionale dove tu hai capito che potevi anche guadagnare dei soldi, potevi vivere con la musica, e oltre che allora, avere il piacere di intanto farlo. Noi ci chiamavamo i trappers. I trappers, quindi oggi va il rap e il trap. Noi nel 63 ci chiamavamo i trappers. Per cui, insomma, già avevamo visto lungo, no? Però tutto arrivava da una striscia, un fumetto a striscia, ti ricordi, c'era Tex Miller, Black Macigno e i Trappers. Noi abbiamo preso il nome da lì. E la prima, diciamo... Facevate del beat, voi, beat. Beat. Cioè, era già il beat, insomma, che imperava. Allora, io ho pubblicato con un libro, poi che te lo faccio vedere la copertina, devo farla vedere. Certo, certo. No, aspettami un attimo che te la faccio vedere subito. Allora, questo qua è il libro che ho pubblicato. Vedi? Ah, bello. Sì, no, l'ho visto questo qui, l'ho visto. E la vita bussò. Praticamente l'ho fatto con Luca Pollini, ed è un libro di un musicista, io, no? Che si racconta attraverso le epoche che ha attraversato. L'epoca beat, i figli dei fiori, l'impegno politico con il volo, no? L'epoca beat con i trappers, poi e con i camaleonti. No? Ecco, i camaleonti, come è arrivato l'accordo con l'ingresso con i camaleonti? Che insomma, no, lì c'è stato arrivato il vero salto tuo professionale, è cominciato lì. Sì, ma allora,
Io suonavo, periodo lì a 16 anni, suonavamo per i nostri coetanei qui al Quadrilatero della Moda, che allora era pieno di locali, forse te lo ricordi, no? C'era il Tricheco, il Copacabana, il Ciao Ciao, ce n'erano tutti di più, il Charlie Marx, dove rigorosamente no, la gente ballava esclusivamente col gruppo che faceva ballare la gente. Non esisteva il DJ. E noi andavamo a fare praticamente matinée danzanti, quindi sabato pomeriggio, domenica pomeriggio, a Santa Tecla Saloon, e dove suonavamo, suonavamo bene, perché comunque piacevamo. Tant'è che poi la sera andavamo a sentire i Camaleonti, perché erano poi il nostro punto di riferimento. E i Camaleonti ci hanno sentito una volta, dopo aver fatto una stagione con Teo Teocoli, no? A Finale Ligure, allo Shots Club di Finale Ligure, Teo Teocoli, che ha 3 anni più di me, cioè, allora quindi noi 16, 19, ci cioè, aveva detto: ragazzi, ho un contratto per andare a suonare tutte le sere da 15 di giugno a 15 settembre, dai, andiamo a Finale Ligure. E noi siamo andati. Mio padre è venuto a vedere tutto come eravamo collocati, non si fidava molto, però suonavamo tutte le sere. Praticamente 6 ore per sera, perché dalle 9 di sera, no, alle 2 del mattino suonavamo, più o meno. E Teo Teocoli arrivava a mezzogiorno, saliva sul palco, cantava 3 canzoni. I was just 17, you know what I mean. Quella dei Beatles, piuttosto che canzoni di Adamo, e poi andava, arrivava con 3 o 4 ragazze, ovviamente. Ovviamente. Ovviamente, già Teo Teocoli si era già distinto in quello, no? E così niente, suonavamo. E lì però ci siamo fatti una bella gavetta, perché comunque per suonare 6 ore per sera, io ho trovato ultimamente una scaletta, no? Una consunta in una valigetta, ho trovato, che poi ho fotocopiato perché sennò si disintegrava. Dove c'erano 250 canzoni, 250 canzoni, perché tu devi fare 3 lenti, 3 veloci, Certo, ma usavano. era proprio, era il modus dell'epoca quello lì. A Esatto. Milano andavano anche forti i New Dada, eh? Erano già forti i Certo. New Dada, c'erano altri Certo. gruppi, i Delfini, io me ne ricordo parecchi, però i Camaleonti in realtà erano, mi è arrivato sto alla fine, no, devi stringere un po' perché se no non stiamo No, va dentro bene. 40 minuti. No, cioè, lì siamo appunto, dopo questa esperienza, i Camaleonti avevano chiamato già prima di me Tonino Crepezzi, e io sono entrato nei Camaleonti anch'io, perché è andato via Ricky Maiocchi, e lui ha detto: beh, perché non chiamiamo Mario Lavezzi, bravo, e sono entrato nei Camaleonti. Ma tu cantavi anche nei Camaleonti. Certo, mi hanno fatto anche: non c'è niente di nuovo, non c'è Senti, ma niente di infatti non nuovo. c'è niente di nuovo, che era una canzone fortissima, ma non Era c'è niente di nuovo, era una cover. una cosa, mi sembra, sì. Ma Sai una cosa mi cover ricordo? fortissima. Io mi ricordo, pensa che avevo comprato il disco, era arancione. Voi eravate con un'etichetta che si chiamava. Noi abbiamo fatto anche Shalala. Era Shalala. là con la Kansas. Ah, eccola. La Kansas. Etichetta arancione, la Se Kansas. ne guy. Per cui Se loro, voi siete, avete cominciato con questa Kansas, che è ne un'etichetta no, molto sì, piccola. con Shalala. Poi siamo passati alla CDD e abbiamo fatto appunto Non c'è niente di nuovo, piuttosto che L'ora dell'amore, no? E Ah, c'è allora ancora anche nell'ora dell'amore lì dentro tu. sì. Caspita, ma lì io, allora sono arrivati un po' di soldi, perché di serate lì il Sì, Camaleonti ma era più allora, forte. no, i soldi sono arrivati appunto attraverso un live, no? Appunto. Non è che ci importava molto di vedere quanti dischi avevamo venduto, capito? Ci importava perché facevamo 180-200 date all'anno, allora. Era Tanti, così. eh? Sì, eravamo quasi sempre tutti in giro, sempre. Senti, ma a quel punto lì anche la tua mamma ha detto, forse è meglio che non hai il posto fisso, è meglio che No, continui. ma si sono subito accorti che comunque avevo proprio quella strada lì. Poi, ovviamente, purtroppo, no, non ovviamente, purtroppo è arrivata la cartolina per andare a fare servizio di leva, anche perché io ero stato fatto forza assente,
perché praticamente pesavo 62 kg, alto come adesso, no? Però allora ti ricordi che Beatles, i Rolling Stone, no? Twiggy, che era una modella, no? Modella famosissima. Famosissima, tutti magrissimi però eravamo, no? Io sono stato fatto forza 7. Purtroppo è successo il terremoto a Gibellina e mi hanno richiamato come forza 7 perché avevano mandato a casa i militari a Gibellina in Sicilia, eh? Okay? E praticamente i ragazzi calabresi e siciliani mi hanno mandato a casa e avevano richiamato le forza 7. Ho preso me. Che sono andato proprio a fare il CAR in Sicilia al 5° Reggimento Fanteria Aosta a Messina. Però un anno fermo sei stato. Sì, un anno e mezzo, però poi ero un po' raccomandato, per cui conoscevo già Minellono, che ho conosciuto con i Camaleonti, alla pensione Iulia, via Rasella, no? Dove noi alloggiavamo, insieme all'Equipe 84, e a New Dada, ai Rocks, capito? Una persona, devo dire, che calamitava tutti i gruppi del periodo. E lì ho conosciuto che Minellone, che lavorava alla Curci, no? Io, siccome ero stato imboscato poi al distretto militare, andavo a trovarlo nel pomeriggio perché ero diventato autista del maresciallo della fureria. Lo andavo dalla mattina alle 7 Un classico, un classico. Abbiamo classico. fatto quasi tutti quella vita lì. Io in prima regione ero in Piazza Novelli, cominciavo alle 7, anch'io alle 3 uscivo, andavo. Sì. Poi c'erano i pernotti, cercare di stare a casa. Sì. Allora lì con Minello hai cominciato le prime cose serie di Sì, canzoni. la prima cosa, abbiamo scritto una canzone, la prima canzone della mia vita, avevo 21 anni, Mitica, mitica, la mitica. mitica, che poi però l'avevamo titolata, noi abbiamo fatto il titolo di Giovedì 19, Sì, ed beh. era Giovedì 19, no? E allora Volevate chiamiamo. essere originali, originali. Sì, allora perché? Lo No, scherzo era però. stato 29 settembre, avete pensato bene di farlo. No, infatti è quello che c'è. Perché la canzone, io, ispirato dai Procolaro, L'ora dell'amore, ho scritto una canzone che aveva la parte strumentale e la parte cantata, no? E quindi chiediamo questa canzone qua. No, i Camaleonti no, perché non mi avevano ripreso, no? Per cui i Camaleonti no. Chi aveva fatto le canzoni di Procolaro? Ah, è Dick. Allora, chiamiamo Giulio Mogò, che era praticamente produttore insieme a Battisti di Dick, che sente la canzone e dice, ragazzi, ma dai, come hai detto tu prima, no? Ho il 29 settembre, non vuol dire giovedì 19. E allora lui è Non era cambiato, un titolo da successo, giovedì 19. no? No, Il primo infatti, giorno lui di è. primavera è un titolo da successo. E non ho tra le braccia che ricordo di te, ma è tardi, devo correre, non c'è tempo per piangere. Salgo sopra un autobus mentre guardo la gente, mi domando perché mi sembrano tante nuvole che nascondono te. Al traffico c'è un pezzetto di verde e io mi chiedo perché, mentre nasce una primula, sto morendo per te, mentre nasce
infatti lui ha cambiato, è il primo giorno di primavera, ma per me è solo il giorno che ho perso te, e poi ha cambiato due strofe, ha messo a posto un po' di testo, e poi la dobbiamo andare di Dick. Battisti ha fatto l'arrangiamento, no? Del brano, e l'ha era effettivamente ispirato ai Procolari, con questo Hammond dentro alla grandice, certo. No? Senti, ma che godimento hai provato quando hai visto la tua canzone, tu giovane scapestrato e di belle speranze, vederti proiettato al primo posto in classifica, perché arrivò, mi sembra, sì, che a marzo, aprile, non so se marzo. No, sì, c'è una storia, eh. Ah, beh, sì. Il libro ha insegnato, e dovrebbe insegnare a tutti, come dice il libro The Secret, no? Che devi avere la costanza e la determinazione che una cosa debba accadere. Devi metterti lì, perché la uscita a marzo, no? Primo giorno di primavera. Però è passato aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, e a settembre andate in prima classifica. Quindi la gente, sei mesi. Ma come mai così tanto tempo? Alberto, che devo fare? Si vede che la gente è andata in vacanza da luglio-agosto, nel jukebox ha cominciato a sentire questa canzone qua, è tornata e si è comprata la canzone. Senti, ma ti dirò una cosa, sai cosa mi ha raccontato Colombini? Colombini, quando era su Vendo Casa è arrivata a 300.000 copie vendute e non era entrata nei primi 10 perché mancavano 20.000 copie sarebbe per entrare nella hit parade di Luttazzi. Tu pensa che livelli erano allora, ed erano disperati alla Ricordi, perché per esempio per Vendo Casa anche lì c'è stata una fatica pazzesca, però vendeva il disco, non è che non vendesse. No, certo. Il primo giorno di primavera magari stava vendendo, però non vendeva magari vissuto, certo, per però, andare al primo posto. Arrivare in prima in classifica, 800.000 copie ha fatto. Ma cosa hai fatto? Ti sei ubriacato quel giorno quando finisce? No, sono andato io a Milano, eravamo in macchina a Milano e sentiamo la hit parade, no? Di Salce, il quale dice, primo giorno di primavera, prima classifica. Dove siamo? Via San Siroma, Piazza Beccaria, siamo scesi dalla macchina, poi siamo andati a pranzo, abbiamo fatto una cena con tutti quanti a Giglio Rosso. Ti ricordi Giglio Rosso? Non mi ricordo altri locali, ma no, il Picchio Rosso non me lo ricordo. Il Giglio Rosso era un locale dove andavamo tutti. E lì in Piazza Beccaria era? No, era in via Camperio. Ah, non me lo ricordo. Senti, ma che godimento. Poi tu quanti anni avevi? Di 22, 23, 22? 22. Cioè, per cui pazzesco. Però l'incontro con Giulio, che sta per fondare al numero uno, quell'incontro attraverso la canzone, ti ha permesso di arrivare al numero uno. Sì, ma però se ti ricordi, no? Quando se arrivavi in numero uno con una canzone, le società editrici ti chiamavano, no? Allora, Giulio mi ha detto: oh, non firmare con nessuno, eh? Aspetta, che adesso a nuovo anno 1970 c'è una grande cosa, quindi non firmare con nessuno. E io, dato che Giulio era quella che comunque aveva decretato il mio successo con questa canzone, non ho firmato con nessuno. Poi hanno aperto la numero uno e io sono andato subito alla numero uno. E lì è cominciata la tua vera carriera, diciamo che lì è cominciato il Lavezzi, artista, soprattutto autore, però soprattutto artista, perché tu ti sei in quegli anni dedicato principalmente alla Flora, Fauna e Cemento, che è stato questo gruppo. Sì, che è nato. Ma allora, lì anche lì c'è un aneddoto, no? Perché io avevo con Bruno Longhi sempre, ma con Sergio Poggi, che poi è diventato direttore artistico della Policina. Soprannominato Provolone. Era simpatico, è simpaticissimo. Ti ricordi che lo chiamavamo Provolone? Sì, come no. Veniva anche lui ha scritto qualche canzone, no? Eh beh, come no, certo. E allora niente, io avevo fatto un trio, cioè facevo parte di Camaleonti, prima dei Trapper, con loro abbiamo fondato un trio. E eravamo qua in giro per i locali di Milano, no? Allora, a un certo punto arriva
alla numero uno, forse non te lo ricordi, la Coca-Cola, che chiede, dato che la numero uno era un polo catalizzatore dei giovani, no? Allora la Coca-Cola aveva commissionato la numero uno dei jingle, no? Per la Coca-Cola. Una di queste canzoni era Jesus Christ Superstar, che aveva messo il testo, non so come ha fatto l'editore a dare, diciamo, l'incarico a Herbert Pagani di fare il testo di Jesus Christ Superstar, che era di origine ebraica, e uno diceva... Strano. no, e lui cosa aveva scritto? Lei non c'è, esce con tutti ma non con te, vieni al bar e lascia perdere Superstar. Poi Superstar, credimi, ama far piangere gli uomini. Superstar, credimi. Però obiettivamente Herbert Pagani ha scritto di meglio, dobbiamo No, dire. sì, però, no, ma se tu ci fai caso, quando dice gode far piangere gli uomini, perché lui in fondo, no, aveva fatto riferimento alla nostra religione, che è una religione di penitenza, di sofferenza, di sofferenza, di pianto, capito? E lui aveva fatto la canzone in questi termini, capito? Allora, chi l'ha cantata la canzone lì? A me ha chiesto, ma Mario, no, scusa, un testo del genere, abbi pazienza, io non ce la faccio, capito? Allora, la realizzò Colombini, che ha cantato lui la canzone, io ce l'ho 45 giri, cantato da lui, e la base l'avevano fatta la premiata Flaminia Marconi, di Ma quella non canzone. c'entra, diciamo che questo però è cos'è stato questo? Il vagito della flora, fauna e cemento, questa Sì, cosa. perché a un certo punto Battisti lo nomina da me e dice, Mario, dobbiamo però visualizzare questa canzone per portarla in giro. Trovo due amiche che fanno il coro. Allora io, Poggi, no? Trovo due mie amiche, che una era Babel, la moglie di Victor Sogliani del Club 84, no? Babelle Douglas, e la Barbara Michelin, che era una mia amica, trovata in discoteca, che ha fatto il video, e Jesus Christ Superstar è stato un successo. Da lì Battisti ha scritto per noi Mondo Blu e Un Papavero. Altri successi più l'album rock che abbiamo fatto con la Poi c'era Fonaforte. quell'album con quella che dovrei averlo da qualche parte, quell'album della la copertina di Cesar Monti, Sì, stupenda. sì. Diciamo che è una delle copertine più innovative. Beh, Sì, Cesar Monti è guarda. stata un'altra colonna sotto questo aspetto per la grafica delle copertine da numero uno, era un gigante, un Assolutamente, vero gigante. assolutamente. Poi, sai, però, eravamo poi nel periodo dei figli dei fiori, no? Amore Sì, libero, come no, certo. love, facciamo l'amore, non facciamo la guerra, le comuni, no? Senti, però anche tu mi sembra che sì, perché poi a un certo punto Giulio si è messo in testa di fare la comune, perché sai che Giulio ogni Sì, tanto riprendeva. del comune. Io mi ricordo che una volta sono arrivato al mulino dove voi stavate piantando dei pali, c'erano tutti la Formula 3 che piantava i pali, la Flora Forge, piantavate tutti i pali. Io sono arrivato con un Porsche, che lui come mi ha visto sul Porsche mi ha detto: te questa macchina la devi vendere perché porta solo una persona, tu devi prendere una berlina che dovete salire almeno in cima, perché c'è l'idea che se Allora, scusa. avevi anche tu il Porsche, te l'ha fatto Sì. vendere. Me l'ha fatto vendere. L'hai Sono venduto qui. Io tu per attenerti agli ordini del ho il venditore. 911T, no? Me lo ricordo. Color melanzana, me lo ricordo E no, benissimo. O amaranto. amaranto, era Amaranto. me lo ricordo. Senti, ma allora questa cosa lì, però, diciamo che però tu, come io credo anche come me, come altri di noi, non è che abbiamo mai sentito molto la passione di quegli anni da un punto di vista politico. Noi vivevamo soprattutto, ascoltavamo la rivoluzione musicale, seguivamo, mi pare, no? Più Sì, il che il fatto, perché a te progresso. di tutti questi non ci toccavano molto, noi eravamo concentrati tutti sul fatto. Per cui lì tu hai partecipato a questo, che poi quanto è durata la Comune del Mulino? Un paio d'anni, non di più, perché. Ah sì, ma lui lì, tra le altre cose, ha fatto sciogliere a me la Fonaforte Cemento, Ecco.
L'attoraggio è la Formula 3 e abbiamo fondato il volo. E Secondo devo me, io dire. non lo so se è stata un'operazione giusta questa qua, perché Ma guarda, se io ti posso dirti dico. una cosa, sul volo ti faccio una critica personale, non che non fossero belli, interessanti, però mentre la PFM era nata, è un po' come sono nati, quando i gruppi nascono perché hanno una coesione, loro, voi avete fatto altro che fondere delle culture vostre musicali. Certo. Non lo so se questa operazione qui poi alla fine il volo. Alla fine avete fatto dei dischi molto interessanti, ma non mi sembrano più sperimentali che non rivolti. Ma lo sono stati, ma ti devo dire che però io comunque non rimpiango assolutamente di aver sciolto la Formula 3, che poi dopo Alberto Lasio, dopo aver fatto un'esperienza anche da solista, poi l'ha ricomposta la Formula 3, no? Ma invece io onestamente ho tratto da quell'esperienza lì molti insegnamenti, perché comunque suonare con Alberto Radio, Svistempa, Gianni Lallaglio, eccetera, e suonare quel tipo di musica mi ha comunque dato degli input che non erano niente male, capito? E poi mi hanno permesso di fare poi il mio album solista che ho fatto successivamente, capito? Ma però tu non c'entravi con la Formula 3, tu c'entravi con la Formula Farnesimento, non è che tu Certo. eri entrato nella Formula. Cioè, diciamo che lui ha. Forse erano anche esperienze che erano discografiche, che erano arrivate un po' al capolinea, dai. Perché anche la Formula No, 3 che ha avuto un sì, quello successo sì, incredibile. perché stavano cambiando i tempi, capito? Esatto. Stavano veramente cambiando. Tieni conto che, so, in quel periodo lì, ragazzi, l'impegno politico, Gianni Morandi ha detto di parlare suonare il violoncello. No, no, vabbè, ma c'era tutta la situazione del pop in Italia, era andata tutta a ramengo, no? Questo non c'è Certo. dubbio. Senti un attimo, a un certo momento però, allora, tu fai. Avete fatto anche dei concerti dal vivo col volo? Come no? Tutti i festival pop. Oh, Ah, ecco. Parco Lambro. Parco Ah. Lambro, capito? No? Facevamo anche noi, dove stavano linciando Pappalardo. Eh sì. Perché Povero papà. si era presentato con Mercedes, no? E poi Vedi. un gruppo di nere che no, Letters and Gentlemen l'hanno presentato così, no? Al festival pop, no? Tutti con il pugno, no? L'hanno presentato, e now, ladies and gentlemen, Adriano Pappalardo. Gli è successo il finimondo. Sì, no. Stavo salendo sul palco per menarlo. Qui siamo nel 75, no? Sì, 74, 74. più o meno. Senti, vabbè, allora si esaurisce. In pratica l'esperienza numero uno, perché alla numero uno i soci vendono all'RCA, secondo me Sì. errore colossale quello di aver chiuso quell'etichetta, perché era l'etichetta più smagliante, avrebbe potuto fare ancora Non me tante sono cose, però d'accordo, sono d'accordo si è con te. esaurita, forse si era esaurita la voglia di continuare. Sì, non lo so cos'è. No, vabbè, quella l'ha Sì. raccontata bene Franco Dardelli in un'altra puntata che invito la Ah, gente a vederla, se volete andarla a vedere, lui racconta bene il perché a un certo punto hanno deciso di vendere, anche contro la volontà di Battisti, di Mariano Rappetti, ma il Giulio voleva assolutamente finire quella cosa lì. A un certo punto Franco va alla CGD, a fare l'editore alla CGD, reinventandosi completamente, perché anche per lui passare da essere socio della numero uno, diventare dipendente di un'altra società, non è stato, e ti porta con sé alla CGD. E tu cominci tutto un'altra storia alla CGD, no? sì, però già in quel momento lì, quando io ancora avevo il volo, avevamo aperto con Mogol, io e Radius, no? Avevamo messo i soldi per aprire il locale sotto Arlati, no? Il ristorante Arlati. E abbiamo fatto questo locale sotto Arlati dove facevamo delle jam, no? E devo dire che è stato un locale di grande successo, venivamo tutti lì, abito a suonare. E quindi. E una sera è venuta giù Marcella Bella con Loredana Bertè, no? E io lì ho conosciuto Loredana, ho cominciato a venire ai nostri concerti, ci siamo fidanzati, avevo un'altra fidanzata nel frattempo, tutto poi piede in tasca per un certo periodo, però ho conosciuto Loredana, perché lei era. Scusate, vorrei ricordare a tutti che Lavezzi era soprannominato Farfalla perché eri un bastonatore. Diciamo la verità che eri uno che si dava molto da No, fare. No, ho pochino sì, capito. dai.
Capito, però io non mi ero mai sposato, non avevo No, avuto mai vabbè, sposato. certo. No, diciamo che eri bello brillante, eri brillante, dai, brillante. Là, va bene. Sull'onda dei figli dei fiori, no, amore libero. Vabbè, comunque, conosco la Bertè e la CDD, tanto che noi del volo abbiamo fatto una convention della CDD accompagnando tutti i cantanti della CDD. Perché hanno preso noi, no, come gruppo, diciamo, per accompagnare i cantanti della CDD, Marcella Bella, tutti quelli che erano lì, capito? Quella Loredana. E lì è nata anche la storia con Loredana. Io poi, tra l'altro, quando ho fatto dei miei dischi, Iaia, no? Iniziato con quel disco lì, con i testi di Avogadro. Perché poi io e Giulio siamo persi di vista per un po' di tempo, no? Ma è lui che comunque aveva preso un'altra strada, l'ho capito, Però oltre ricordiamo Oscar Avogadro, che è stato un grandissimo autore di canzoni. Bravissimo, bravissimo. Oscar, veramente lo dobbiamo ricordare con grande rispetto, perché a parte che era una persona di un'umanità e di una simpatia unica, che aveva proprio simpatico, poi veramente un grande autore. Con te ha scritto delle cose stupende. Devo Eh dire sì, che la sono stato una... Roma Però tu Bussò. però mi stai confondendo un po' le cose, perché in realtà il tuo lavoro, il tuo primo impatto alla CGD è stato artistico, cioè tu sei diventato un cantante della CGD Sì, e certo. hai fatto non so quanti album, due o tre album, tre, No, quattro, cinque album cinque faccio. album. Nel frattempo, mentre tu facevi, io per esempio, una delle tue canzoni che amo di più è Il Professore, e però allora nel contempo, mentre tu ti realizzavi come artista, lavoravi su te stesso, hai cominciato a produrre Loredana, il tuo primo album. È stato quello Normale o Super, dove io ho addirittura tre canzoni, due mie, con mio fratello e una con te, l'attrice. Ma questa, la canzone qui di punta era Sei bellissima, con quale è venuta subito fuori Loredana. No, Loredana, se è bellissima, l'aveva fatto nell'album Streaking. Ah sì? Sì, l'album Ma non Streaking. era successo niente però. No, quell'album lì niente, cioè, perché comunque lei, tra altre cose, mentre stavamo facendo le prove per la convention della CDD, è venuta in studio piangendo perché l'avevano cacciata dal disco per l'estate, perché lei... Allora c'era ancora la censura e lei diceva nel testo, a letto mi diceva sempre non valeva più di niente, non poteva passare. Infatti poi l'hanno cambiato e poi mi diceva sempre non Per cui valeva voi più l'avete rifatta la canzone, l'avete registrata di di nuovo. niente. No, vi abbiamo tenuto E per cui l'originale. il disco era Ricordi. No, il disco è CCD. Ah, era già CCD. Ah, ho capito. Lei era prodotta da Bertelli Riccardi. Sì, me lo ricordo. Streaking, che Sì. fece. E allora, insomma, qui, allora, senti, qui purtroppo. Io non so come mai noi ci perdiamo sempre. Ci sono già più di quasi 45 minuti che parliamo e non me ne sono accorto. Ascolta, vabbè, insomma, sai cosa facciamo? Ci facciamo un'altra puntata prossima settimana. Intanto mandiamo questa qua. Guarda la professore quanto è bionda, questa stellata che nel buio affonda. Guardala bene mentre se ne corre via, proprio così come guardi quell'amica mia. Lo so che un tempo hai fatto strage di signore. Proprio per questo ti chiamo professore. Na, 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 Senti Mario, ci diamo appuntamento settimana prossima, se ti va, Sì. lo stesso lunedì, se vuoi, facciamo la seconda parte, perché ci manca un sacco di roba e non riusciamo a farla tutta adesso. Vabbè, Sì, adesso parliamo, io... ci mancano anche i talent, Tutto, capito? manca tutto. No, no, ma manca adesso, faremo tutto.
Amici, le tue partecipazioni. Poi Ornella, Ornella, dai, vai. Adesso la fermo occia, la registrazione. la Mannoia. Alla prossima, intanto. Va bene, ciao.